Amici del Calidoscopio, siamo qui con il sindaco di Cracovia, Giuseppe Lacicerchia. Al sindaco vogliamo chiedere qual è lo stato dell'arte in merito a questo problema del dimensionamento scolastico che interessa il comune di Cracovia, come anche il comune di Pisticci, e un po' anche il giudizio, il commento a questa giornata, a questa iniziativa voluta proprio dal professor Lacicerchia. Allora, sindaco, un commento a questa giornata, ci sembra molto partecipata? Ma io ritengo che la nostra iniziativa abbia avuto un importante successo di partecipazione dei cittadini di Cracovia, delle mamme, degli insegnanti, di tutta la comunità scolastica e sociale di Cracovia, per ribadire la nostra posizione, e che è molto semplice: mantenere l'attuale stato dell'arte con l'Istituto Padre Pio da Pietrelcina, che mantiene Craco, e Montalbano, che si tiene il suo istituto che oggi ha. Il presidente Pittella, come massima autorità politica regionale, dovrà convocare in questi mesi, senza aspettare chissà quali eventi, una iniziativa che io ho definito Stati Generali della Scuola, per avere al tema del dimensionamento scolastico e inserire il tema del dimensionamento scolastico nel contesto di una riforma strutturale del sistema scolastico regionale. Perché con il decremento demografico significativo che interessa 123 comuni, 124 comuni della Basilicata, tutte queste pezze e pezzolini che si mettono anno per anno sono insignificanti. Va invece affrontato in maniera organica un processo serio di riorganizzazione dei servizi anche amministrativi e direzionali delle strutture scolastiche, d'intesa con gli enti locali, che, voglio ricordare, finanziano tutte le spese di gestione della scuola dell'obbligo, quindi ad eccezione delle scuole medie superiori di cui si occupano le province. Sul nostro bilancio, oltre 50.000 euro di spese per la gestione delle scuole, la regione dà 10.000 euro, quindi stiamo parlando di una incidenza della finanza regionale marginalissima, cioè l'85% del budget è quello del comune di Cracovia. Allora come si fa a pensare che si possano fare le riforme non condivise dagli enti locali? L'appello che io faccio è anche quello al presidente dell'ANCI, in maniera che esca su questo tema che attraversa gli interessi di tutte le comunità e partecipi attivamente a questi stati generali insieme ai sindaci della Basilicata e alle due province, da cui si faccia emergere un disegno strategico non solo per i prossimi due anni, perché queste sono veramente tamponcini che non serviranno. La paura del futuro porta cattivi consigli, fa nascere emozioni che non dovrebbero essere quelle a guidare le scelte politiche strategiche in una regione come la Basilicata. Quindi l'invito al presidente Pittella è di chiedere alla provincia di Matera che quel piano che loro hanno proposto vada riformato, nel senso di mantenere questi due istituti, Montalbano e Pisticci, con l'attuale assetto. Convocare nei prossimi mesi una grande iniziativa politica, culturale e amministrativa sulla riforma generale del sistema scolastico regionale. Ci sono comuni più grandi di Cracovia che hanno meno nati di Cracovia, che oggi magari sono comuni che hanno aggregazioni per fare istituti comprensivi, che tra un anno, due anni, con i trend demografici che hanno, salteranno anche nelle stesse zone montane. Dopodiché mi si deve chiedere qual è la differenza di fondo tra Montalbano e Tursi, perché Tursi è classificato montano, ma voglio ricordare che buona parte del territorio del comune di Tursi ha un'altitudine inferiore a quella di Montalbano, però è classificato montano. Allora, ci vogliamo prendere ancora in giro in Basilicata sulle delimitazioni amministrative e non invece passare a una fase seria di riesame dell'intera vicenda delle scuole di questa regione, per arrivare ad una riforma condivisa che impieghi le nuove tecnologie, che impieghi le nuove metodologie anche educative e didattiche che si stanno diffondendo?
con l'uso degli e-learning e tutte le nuove come dire, strumentazioni che possono essere messe al servizio della didattica delle comunità. Certo, noi abbiamo preannunciato azioni nei prossimi giorni, mercoledì e martedì faremo delle iniziative nelle scuole, qui a Cracco, quindi andremo noi nelle scuole con i genitori, la settimana prossima, se non ci saranno iniziative da parte della Regione di presa d'atto e di presa in seria considerazione delle nostre richieste, quindi con l'accoglimento delle nostre richieste, passeremo a una fase di mobilitazione generale, preannuncio, uno sciopero comunale generale, per cui tutti i cittadini parteciperanno a una mobilitazione per la difesa della nostra comunità. Non possono essere fatte gravare sulle famiglie di Cracco delle spese aggiuntive che l'aggregazione a Montalbano determina, sia come costi di mobilità, sia come costi generali per le famiglie, sia interrompendo un percorso educativo, didattico, avviato in questi anni, che sta dando grandi risultati con la scuola Padre Pio da Pietrelcina, si partecipa ai progetti europei, Comenius, Erasmus, tutte le altre attività del PON Scuola. Che fine fanno queste cose? Cioè, interrompere il rapporto educativo, sentimentale, affettivo con gli insegnanti, che questa scelta potrà comportare, è veramente ignobile, perché significa passare sulla testa dei bambini, delle famiglie e delle comunità. Sindaco, però evidentemente lei non considera che in Basilicata qualcuno gioca a risico, e non è certo il comune di Cracco, non è certo il comune di Pisticci. Lei con questo discorso vuole interrompere questo gioco, non le dispiace? Ma io sono convinto invece che bisogna iniziare a dare dei segnali politici forti in Basilicata a una classe dirigente della regione che ha una ramificazione nel territorio, che pensa di poter avere nel territorio gioco facile mettendo contro i sindaci uno con l'altro, o addirittura dentro una stessa comunità mettendo Pisticci contro Marconia, e questo che può facilitare alcuni personaggi politici lucani a mantenere le loro postazioni o a rafforzarle. Io sono convinto che questa è una visione scellerata della politica, io ho una concezione della politica molto alta, per me la politica è mettere in campo le capacità di guidare verso il futuro le nostre comunità, che sono deboli. No, vediamo il decremento demografico, la Basilicata è una delle regioni a più alto tasso di decremento demografico d'Italia e d'Europa. Basta andare a vedere le cartine della mappa delle regioni europee a tassi demografici negativi, la Basilicata spunta in una zona dove siamo insieme alla Calabria, al Molise, alle zone più periferiche e diciamo arretrate della comunità dell'Unione Europea, quando invece qua no, è un banchetto continuo per i grandi petrolieri, per il grande business dei rifiuti, per i grandi imprenditori che sono venuti da fuori a fare business e poi non hanno portato avanti i loro programmi occupazionali. Vediamo tutta la vicenda Barbasento e così via. Vediamo l'ultima vicenda che riguarda anche gli investimenti fatti per la pista Mattei, che sembra che siano definitivamente ormai tramontati gli scenari di un uso comunque positivo di un'infrastruttura su cui c'è stata una spesa di finanza pubblica significativa, oltre che gli investimenti anche privati delle compagnie. Quindi secondo me è opportuno che il ceto politico regionale si faccia carico di un ripensamento. Certo, è l'occasione per farlo. Il problema del dimensionamento scolastico sta dando, sembrerà strano, un'opportunità a un ceto politico di smetterla di lavorare per filiere, correnti, per relazioni, e entrare in una visione che è quella di una, come dire, parità di diritti di tutti, a prescindere dall'amicizia o meno con i personaggi politici che oggi hanno un ruolo, che magari domani non ce l'avranno più. Anzi, sono convinto che se portano avanti ancora questo modello, la Basilicata è destinata a essere assorbita prima o poi da altre regioni, perché non avrà la forza, sarà una comunità divisa al suo interno, non unita nel portare avanti delle battaglie strategiche. E questa della scuola è proprio una sorta di banco di prova perché la classe politica regionale ripensi al futuro di questa regione.